Ti ringrazio. Sì, Gianmario Messari, che è vicepresidente della Federazione Sport del Sud. Ha ragione Mantovani a mettere in rilievo e in forma innovativa la funzione della scuola in questo momento difficilissimo del sistema sportivo, perché la crisi del sistema sportivo restituisce anche un po' inopinatamente alla scuola un ruolo centrale. Sono passate poche ore da quando, pochi minuti, da quando si poteva dire sistema sportivo tutto sommato va bene, c'è un grande buco, il buco della scuola. Passate poche ore, questa era la lezione normale. Non è così, la scuola deve riprendere e ha bisogno naturalmente di grandi cambiamenti, di innovazioni profonde. La scuola, alla scuola viene restituito un ruolo di primaria importanza. Primaria importanza anche perché quella che ci aspetta è una lunga fase di crisi e una ancora più lunga fase di ripresa, che mi auguro ci sia, dello sport, della cultura sportiva, del movimento sportivo, delle istituzioni sportive. Io non mi faccio personalmente alcuna illusione che la repentinità dell'esplosione della crisi dello sport venga poi accompagnata da un'altrettanto repentina chiusura della crisi. Non è così. Perché i processi che si sono aperti sono molto complessi e molto profondi. Sono stati ricordati. Adesso non voglio parlare delle cose che ho visto, grandi problemi di equilibrio, sport di alta prestazione, il calcio, la secessione, diciamo, del professionismo di fatto dal complesso degli interessi dello sport. Non mi riferisco a questo, mi riferisco a qualcosa, secondo me, ancora di più profondo. Mi riferisco a questo fatto che il successo popolare dello sport non è legato soltanto, ovviamente, allo spettacolo, al divertimento, alla grande passione, ma è legato al fatto che dentro lo sport, nell'immagine, nell'identità dello sport, la gente ha sempre potuto in qualche modo cogliere due cose, o ha creduto di cogliere due cose, che lo sport è salute e che lo sport è scuola di vita, è un fatto educativo. Quello che è successo non colpisce al cuore soltanto gruppi dirigenti, non colpisce al cuore soltanto l'idea, ma colpisce qui, quando non puoi più andare in giro a dire lo sport è salute, ma mi faccia ridere, lo sport è scuola di vita, di lealtà, ma mi faccia il piacere. Cioè, è un problema che colpisce al cuore una delle grandi tradizioni culturali e umanistiche del Novecento. Un dramma culturale e sociale profondissimo, che è appena incominciato. Perché come il doping dal vertice, era un vecchio titolo dell'Espresso, l'Espresso Lenzuoli, cioè capitale corrotta, nazione infetta, no? Dal centro c'è stata un'infezione. Questa è arrivata in tutte le periferie dello sport. Lasciatelo dire a chi ha lavorato e lavora nello sport per tutti e per lo sport per tutti. Il problema del doping non è soltanto un problema che colpisce una fascia alta di prestazione. Il doping è che è una corruzione di massa, che il fenomeno, e che quello che diceva prima Sandro, è che si è diffusa l'idea che il corpo umano è imperfetto, che ha bisogno di una protesi permanente di carattere chimico. Si è diffuso un elemento culturalmente terribile, mentre non c'è niente che non vada nel corpo di nessuno. E quindi c'è stato un lento passaggio del doping nelle periferie. E altrettanto lentamente la crisi si diffonderà nello stesso modo. Una crisi profonda di sfiducia, i cui segnali sono percepibili sia in Italia che in altri paesi. Che logora dentro la famiglia. Cioè, ma mio figlio lo mando o non lo mando? Poi qualcuno lo manda già con il sacchettino,
delle pastiglie, questo è un dramma nel dramma. Cioè, avremo, per rimontare una crisi culturale così profonda, che tocca i fondamenti etici e valoriali di uno dei grandi fenomeni sociali del Novecento, ci vorrà tempo. Certo, prima bisogna chiudere il rubinetto, come si dice, dello scandalo, prima bisogna fare regole in grado di lottare efficacemente contro, cioè, un po' di repressione, viva Dio, ci vorrà. Ci vorrà. Ma oltre alla repressione c'era un lunghissimo lavoro di prevenzione, di ricostruzione, un lavoro sociale, un lavoro culturale, una cosa complicata. Una cosa complicata che chiede anche un profondo rinnovamento delle forze che si vogliono impegnare in questa battaglia. Ho detto prima e lo ribadisco, la scuola ha e avrà anche a suo dispetto un ruolo centrale e determinante. C'è da augurarsi che nella scuola non prevalga un atteggiamento di rivalsa. Ce l'hanno dette tante. Ce ne hanno dette tante che adesso te lo dico io. Non è così. Non bisogna rispondere a un integralismo con un integralismo. La scuola avrà un grande ruolo se riuscirà ad essere una sede autonoma di promozione e di raccordo delle agenzie educative e formative dello sport. Non è che, se non sbaglia. Io credo che non sbaglierà. E non sbaglieranno gli insegnanti, non sbaglieranno le forze della scuola. Capiscono che non bisogna rispondere, no? Con l'arma autolesionista dell'integralismo. E poi ci vuole un grande sforzo dello sport per tutti. Dello sport per tutti che, tuttavia, rappresenta contemporaneamente un grande segnale di speranza, un grande segnale di debolezza. Questo è un problema molto serio. Grande segnale di speranza, grande segnale di debolezza, perché si tratta di un fenomeno sociale rilevantissimo, politicamente però con una personalità politica, diciamo, ridotta. Non ridotta perché ci sono poche rappresentanze politiche dello sport per tutti, naturalmente. Ridotta perché è un fenomeno frantumato, un fenomeno che quindi tende a pesare meno. Quindi servono anche processi di mutamento, non soltanto di orientamento, ma anche di natura politico-associativa, organizzativa. Su scala internazionale, per quel che può contare, si è avviato un processo di unificazione tra le due principali organizzazioni, le due principali federazioni internazionali dello sport per tutti, le due riconosciute dal CIO. Spero che questo non sia un elemento a sfavore, naturalmente, non so che farci. Le due, la federazione di cui sono vicepresidente, la Federazione Internazionale Sport per Tutti e l'altra grande federazione che è il Trim and Fitness, grande tradizione del nord Europa, dei paesi anglosassoni, dei paesi scandinavi, processo di unificazione in corso. Non è che lo suggerisco su scala nazionale, anche se il nostro è il paese che ha il più alto numero di enti di promozione per addetto. Come si dice. Non è che suggerisco, dico che non c'è dubbio che bisognerà ragionare su come rendere più significativa, più coesa, più forte e quindi più utile la presenza dell'associazionismo dello sport per tutti, che è un associazionismo importante, che raccoglie milioni di cittadini e che non è giusto né culturalmente, ma neanche sul piano tecnico-sportivo, valutare come un enorme vivaio oppure come un enorme parcheggio per ex o per... Non è così. Fenomeno che invece ha un proprio autonomo profilo culturale. Il profilo culturale di chi cerca nello sport non la via della prestazione, ma la via di una crescita personale legittima, di una soddisfazione, di un riconoscimento e di un'accettazione del proprio corpo e del proprio sé in maniera armonica, in maniera serena. Fenomeno culturale quindi che merita attenzione pubblica, merita riconoscimento, sostegno e regole chiare, che non può essere considerato come un annesso. C'è la questione dello sport, poi la questione del CONI, la federazione, grandi risultati. E poi naturalmente non bisogna dimenticare lo sport per tutti. Non è così, non è una buona impostazione, è sbagliata.
impostazione sbagliata. L'impostazione giusta è, nella società italiana, come in tutte le società avanzate, e solo nelle società avanzate, si diffonde un'idea di uso del corpo, di esercizio intelligente del movimento, non più finalizzato alla prestazione e a un atteggiamento, direi, industrialista nei confronti del fare e della produzione dei risultati. Si diffonde un altro atteggiamento, diverso, che guarda maggiormente a elementi, ricordo il convegno che i Verdi hanno fatto, c'era la scritta, invece che Fortius Citius Altius c'era Lex Langer, c'era Lentius Suavius Profundius, ed è così, un grande cambiamento filosofico sta succedendo senza passare per esami universitari, di massa, un fatto di massa, che la gente fa sport, ma fa sport nel senso che cammina, che cerca aria aperta, cerca un rapporto diretto con la natura, con la natura come si annuncia primordialmente al soggetto, cioè con il corpo. Quindi grande fenomeno con un rilievo culturale e un valoriale profondo e molto complesso, non uno sport degradato o uno sport in forma di apprendistato, ma un'autonoma esperienza di pratica del corpo e del movimento, che ha delle relazioni, queste sì, molto profonde con lo stile di vita e quindi con la salute e quindi con la formazione. Fenomeno quindi che merita, che ha bisogno di regole, ha bisogno di un dialogo aperto con le istituzioni, ha bisogno di leggi e non come semplicemente un annesso del grande sport del Novecento. Grande sport del Novecento che al 2000 ci deve ancora arrivare. Mentre sono sicurissimo che lo sport per tutti al 2000 ci arriva e come, e sarà, come è già in tutti i paesi sviluppati, il fenomeno sportivo che raccoglie i grandi numeri più di tutti. Grande fenomeno, voglio concludere con questo, che non si limita, lo sport per tutti, non si limita più ad essere un fatto privato, un fatto vissuto nel silenzio sacro, peraltro, del proprio corpo e della propria esperienza quotidiana di vita. Ma un fenomeno in grado anche di misurarsi con grandi avvenimenti e grandi cose. Io ho avuto l'onore raro e la fortuna di essere alla vivicità di Sarajevo, così come altri miei amici hanno avuto l'onore e la fortuna di partecipare alla vivicità con i profughi di Kukës, con a Tirana, a Valona, dimostrando anche per questa via che lo sport per tutti certamente non accetta e non accetterà di essere confinato nella pura dimensione del privato, di ciò che è importante per il vissuto, ma non è rilevante sul terreno sociale e politico. Non è così. Non lo accetterà, non lo può accettare, è un grande fenomeno sociale che ha bisogno del suo spazio autonomo. Grazie.